Ieri il deputato Marotta di Alternativa Popolare, NCD, sosteneva che toccare i vitalizi appunto fosse qualcosa di ragionevole perché le loro famiglie si erano calcolate il modo in cui appunto avrebbero potuto vivere negli anni successivi. Una domanda vi faccio: quando appunto questo Parlamento, da destra a sinistra, perché lo ricorderò sempre, la Meloni ha votato la legge Fornero, Bersani ha votato la legge Fornero, Forza Italia ha votato la legge Fornero, poi dite che c'era stato il colpo di Stato. L'avete votata tutti la legge Fornero? Ecco, quando avete votato, quasi la Lega non l'ha votata, è vero. Quando avete votato la legge Fornero, avete pensato appunto che fosse irragionevole toccare i diritti di quelle famiglie? L'avete pensato sì o no? Richetti, ci accusate che diciamo sempre no, è chiaro, abbiamo detto no alle vostre indecenze con orgoglio. Questa legge la votiamo, a me non me ne frega niente, vostra, non vostra, non me ne frega niente. Si fanno dei tagli ai vitalizi? Bene, sono convinto che senza il 5 Stelle in questa legislatura non si sarebbe mai Grazie, arrivati ad in questo punto minimo, e questo lo sapete bene. Però, onorevole. concludo, Presidente, chiediamo qualcosa in più, ovvero Grazie. l'applicazione della legge Fornero da ora e non alla prossima Grazie, legislatura. onorevole Di Battista. Allora.